tutto esaurito per la serata della perdonanza giovani nella splendida scalinata di San Bernardino, un'autentica scenografia naturale piena di luci in uno spettacolo davvero meraviglioso, ha ospitato il cantatore e rapper romano Franco 126, che sta portando avanti in Italia 10 appuntamenti che termineranno il 4 settembre. Il cantatore romano, per la prima volta all'Aquila, ha portato il suo progetto multisala perché reduce dalla pubblicazione del suo primo album da solista uscito ad aprile. Idolo dei giovanissimi, ha anche collaborazioni con Calcutta, ha fatto cantare con i suoi più grandi successi ragazzi presenti e anche qualche genitore, perché il concerto per la verità è stato coinvolgente e partecipato. Tanti ragazzi che al termine del concerto hanno voluto fare selfie e foto con Franco 126, che ha autografato CD e incontrato pure il sindaco Pierluigi Biondi. Sul palco con Franco 126, Federico Bertolini all'anagrafe, una band di 5 elementi composta da Pietro Di Dionisio alla chitarra acustica, Danilo De Candi al basso, Gabriele Terlizzi alle chitarre elettriche, Davide Pasculli alla batteria e Francesco Bellani ai sinti al piano. Ma le serate musicali non finiscono qui. C'è molta attesa per il concerto di domani sera con Gigi D'Alessio, Clementina e Arisa, rinviato nei giorni scorsi a causa del maltempo, e anche per il gran finale, il 30, con Renato Zero, Riccardo Cocciante, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Stefano Fresi e tanti altri artisti che saliranno sul palco.